Maxi tempesta in arrivo, un vento veramente incredibile. Prima ci ha storto il portellone. Le rondini impazzite che cercano di scappare. Ok, queste sono le nostre macchine, i camper che si stanno distruggendo. Io blocco interi però, la bro è veramente gigante. La mia macchina è distrutta. Cioè, guarda che pezzi grossi, li vedi proprio quelli più grandi cadere, cioè non ne proietti. Guarda quella! Eh sì! Ok, c'è appena stata la grandinata gigante che ci ha distrutto le macchine, speriamo il camper non troppo. Queste dimensioni dei chicchi piccoli, sotto ce ne sono alcuni grossi come una palla da tennis. Adesso andiamo a vedere i danni che sto smettendo. No, no, quelle giù grosse come le palle da tennis. E questo è piccolo. Cioè, se non ci sono rotti io blu abbiamo avuto una botta di culo gigante. No, no, ma neanche il pannello. Tutto il camper è sempre salvo, sicuramente sarà collato la carrozzeria. Andiamo a vedere i danni. Cioè, ma vi rendete conto? Per ora danno nella macchina si è staccata questa, se si è solo staccata la riagganciamo, anche se in realtà sono veramente bollatissime, qui dopo non guardiamo meglio, ora sto continuando. Uscì le icone, che ho paura a guardare dall'altro lato. Ah, porca mia! Che botte! Veramente una cosa indecente, cioè la fiancatela delle icone è martoriata, ma non sembrano esserci danni più grossi, però è veramente incredibile quanto sia grande sta grande. Cioè, grosso come un pugno, una pallina più grossa di quella da ping pong. Cioè guardate qua, proprio uno dopo l'altro così. Più grosso della mia mano. Ma questo? Ma stiamo scherzando? Io sono sconvolta. Posso solo dire che ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo perché non era così anni fa. Cioè, io non lo so, però me l'ha raccontato che non era così. Fatto sta che ci ha distrutto la mia macchina e caput. La sua più caput perché uno specchietto gli ho urlato che io ero sopra e lui era sotto. Gli ho urlato di andare a recuperarselo perché è volato via. E il camper è una groviera. E tutto ciò in 10 minuti. Già. E già. Volevo andare a prendere e spostare le macchine, ma no, cosa fai? Le cose grosse così. Cioè, adesso questo è un vaso. È un vaso, va bene. Però ti arriva in testa, ti ammazza, secondo me. Carl l'abbiamo messo subito dentro, che eravamo giù quando è iniziato il vento e tutto ci siamo saliti. Quell'albero, guarda, tutto spezzato. Sì, ma basta guardare il colore del... Sono pochi chicchi ma giganti. È proprio gigante. La maggior parte sono già sciolti. Sì, ma anche qua. Questo qui è qua da quarto d'ora, si è già sciolto. Guardate quanto è grande. Sì, sì. Questo si è spezzato in due, si vede proprio. Adesso andiamo a vedere i danni per bene, che prima continuava a piovere fortissimo, non siamo riusciti. Ah, cioè, è passato un sacco di tempo. Sono già un po' sciolti, sono veramente impressionante.
tutto sciolto. La icona, a parte carrozzeria, è la parte che mi preoccupa. Bah, qua forse. Qua l'ha fatto. Sì. Era già rotto. Però parte. Marca! Sì. Qua l'ha tolta addirittura la luce. Due. Poi abbiamo. Tre qua. Qua sullo spigolo, che pure è più duro. Vedete che bozza. La finestra, però, questa è incredibilmente intera. Sì, vari bozzi qua. La porta. La porta qua gigante. Adesso sono ferite di guerra. E qua, sì, qua, ciao. Uno qua. Sì, mettendosi così vediamo bene. Sì, dietro la giava, diciamo, forse c'è qualcosa in più. Andiamo a vedere un secondo. Oh madonna, no, lì è bucato. No! Qua è bucato. Ah no, cioè ha fatto un buco talmente grande che è saltata la vernice qua. Fortunatamente l'alluminio si è piegato, ma non si è bucato. Comunque controlleremo meglio, però. Sì, il tetto comunque muore, nonostante il membropol ne ha di buchi. Cioè non da passare attraverso, ovviamente. Io blo, incredibilmente sono intero. Forse. Intero. Ah no, qua spaccato. Però si può riparare. Qua ci ho fatto un buco, ma fortunatamente di lato. Qua è entrata anche un po' d'acqua, ma la ripariamo. Il pannello è a posto. Funghetto qua è andato, ma abbiamo trovato il pezzo, vedremo di sistemarlo, speriamo non sia entrata troppa acqua. E qui spaccato. Speriamo che qui non ci sia entrata troppa acqua sul letto, ma lo ripariamo questo da sotto. Le due finestre davanti, i bordini sopra sono interi. Qua il vetro resino non si è bollato, quest'altro turbolente è intero. Sì. Ok, quindi danni sul campo, sul tetto, quello blu spaccato, quell'altro spaccato, funghetto spaccato, e poi un'infinità di bozzi, però il lato estetico ci interessa meno, ci è sempre interessato meno. Boh, lì ci l'avevamo già perso la scorsa volta, avesse una pentola per evitare che entrasse l'acqua. Cioè, qui è incredibile questo, cioè qua è veramente una bomba. Anche là, vero? Quando si possono vedere da qua mi sembra un intero. Quel grasso lì sulla cornice è un pezzettino di sporco. Sì, vero? Sì. Dai, andiamo a vedere le macchine, che è la parte più economicamente più drammatica. Allora, premettiamo che le due macchine erano perfette prima di oggi. Allora, qua mi ha spaccato il vetro, che non l'avevo visto. È veramente, qua la sala c'è una roba in testa. Boh, come bolli un'infinità, adesso che è bagnata non si vede neanche più di tanto. Cosa si è rotto di dietro? Fanale. Spaccato il fanale. Guarda, oddio! Sì, da qui si vede. E questa fincata qua meno. Però lo specchietto ce l'ha fatta lo stesso. Quello che è partito, per il resto sembra intero. Dopo proveremo a rimontarci la calotta sopra. E il cofano. No, ma che niente. Cioè è saltata pure la vernice qua. Qua si è crepata la vernice. Talmente l'ha bollato. No, bollatissimo. E anche le fiancate di qua non si vede, fidati, ma sarà piena. Anche le portiere, tutto.
Ok, passiamo all'ultimo mezzo. Che io ho provato a metterci sto coso qua. Ho provato a metterci sto coso qua sopra, ma il vento l'ha fatto volare via. E vabbè. Qui, che non si aggiusta mai più. Qui anche il tetto. Il tetto è bagnato anche qui, ma. Guarda! Qui. Sì. Ma la mia ha spaccato il vetro, i fanali, i lampi fanali, tutto. Vetro. Il vetro là, guarda. Sì, il fanale dietro, spaccato. C'è. Anche tutta graffiata. Adesso torneremo su e proveremo a darvi una cifra più o meno di quello che possono essere i danni, ma... Secondo me è quasi come comprare fanale. Una macchina nuova. Già solo il tuo fanale. Tanto queste cose qua bisogna prenderle con filosofia, perché tanto non ci potevamo fare niente. Ma come filosofia? Filosofia è un paio di palle proprio. No. Cos'è? Che cacchio? Era partito dalla mia, non lo so, ti ha spaccato anche per gli... Sembra intere. I tuoi vetri sono interi, quindi dai, è andato bene. Cioè guardate il cielo, adesso è già il peggio è andato. Guarda la guarda. Un pezzo del mio fanale! Un pezzo, perché mi mancano tanti altri. E in video vi garantiamo che non rende quanto è profonda. Cioè immaginatevi la classica grandinata e raddoppiatela. Adesso qua mi sembra di aver visto il pezzo del funghetto. Eccolo. Vedremo poi di rincollarlo se riusciamo. Voglio vedere l'orto. E c'era una volta un telo per la grandine che di solito regge grandinate normali. Diciamo che una roba del genere dubito la possa reggere. E infatti, no! Incredibilmente forse ha retto. Si era imbiso di grandine. Andiamo a vedere. I meloni. Ah, i meloni, amore, mi sa che non esistono. Cioè, guardate qua, sono ancora giganti. Beh, quindi insalata era già andata, le coste più o meno non ho resistito. Sì, guarda sto pezzo, prendilo. Ah! Matto! Veramente è passato un sacco di mezz'ora sarà passata. Allora, l'anguria incredibilmente è ancora lì. Il telo per la grandine ha retto, cioè di straforo qua un po' ne è arrivata i pomodori. Però, cioè, siamo scesi un po' qua, ma adesso la buttiamo fuori. L'ha raccolta la grandine, diciamo. Guarda quanta! Sto male! Guardate rispetto alla mia mano. E ora la lanciamo fuori. Bisognerà ritendere il telo qua. No, però l'ha salvati, cioè. Boh, l'orto diciamo che era un po' alla fine, ma è meno grave del previsto. La nostra unica anguria è ancora lì, bella salva. E le zucchine, anche sono delle zucchine enormi da raccogliere. Ma diciamo che nell'orto se sicuramente i danni l'ha fatti, sì. Infatti c'è un botto di roba spezzata, però... Qua c'era anche... Sono delle zucche giganti, zucchine giganti. La zucca... Quella zucca lì mi sa che è un po'... L'altro ci chiedevate, ma l'orto, beh, dopo oggi diciamo che è abbastanza devastato, però queste due zucchine giganti si sono salvate, lì c'è un altro gigante, se vuoi prenderlo. Sì. Che facciamo? Andiamo su? Allora, giusto per tranquillizzarvi, durante la tempesta Carla giocava, se n'è proprio sbattuto. Sì. Era in casa naturalmente, però giocava, non si è spaventato di niente. Per il resto... Boh, ci saranno 4-5.000 euro di danni per macchina e il camper ce lo sistemeremo noi, però anche lì dovessimo cambiare tutti i pezzi. E... Una cacca! Diciamo che non era programmato questo video, però l'abbiamo fatto per rendervi partecipi della nostra disavventura. E cioè, non vi dico se il video vi è piaciuto iscrivervi al canale, cioè se volete supportarci iscrivetevi al canale e lasciate un like. E magari riusciamo ad avere i soldi per riparare i danni. Esatto, e tanto che non costa nulla. Adesso poi sicuramente faremo... Lascia! Fare prendere cose che non devo da per terra. Rieccola.
perché si è alzato un po' di vento e devo lasciare un po' di roba in casa. Sicuramente faremo un video dove ripariamo gli oblò che si sono rotti, il funghetto. Fatti vedere tutti, dai. E ora vi facciamo salutare da Carl. Ah, vai. Eccolo. Lui non sta mai sul divano. Però... l'eccezione è tutta per voi. Guardalo, guardalo, guardalo. Tutto il braccio. Cane disperato. Per la tempesta. La zampa, bravo. Dai, di qua. E boh, niente, lui si è girato al contrario. Sì, si fa il portaci suoi. È solo la GoPro che gli piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.